libri. Guarda, come fai a dire che bene, signori, cominciamo in orario perché, come sapete, Book City è una realtà ricchissima e tra un'oretta ci sarà un altro straordinario evento. Dico straordinario perché con grande orgoglio anche adesso presentiamo uno straordinario evento. Poi io ne sono l'editore, quindi gioco forza che ne parlo bene. E oggi però vediamo se mi darete ragione. 10 anni di Gialla, della collana Gialla di Pordenone Legge, che come saprete è uno degli eventi ormai più importanti non solo a livello nazionale ma addirittura europeo, è dedicato alla letteratura, che dentro ha un festival, infatti la formula, no Tommaso, dice il festival nel festival, dentro ha un micro, ha un festival di poesia dentro il festival dedicato alla letteratura. Pordenone Legge incontra una rivista nata nel 2020, una lunga amicizia con Pordenone Legge da parte della Samuele Editore, di cui io sono insomma il conduttore, quello che insomma cerca di portare avanti la baracca, una grande amicizia che è diventata, che ha incontrato poi appunto questa rivista nata nel 2020 un po' come una scommessa, una follia. Follia, sapete, è un termine che oggi lo connotiamo di una valenza negativa, in realtà ha anche come mostro, mostrum, una valenza positiva. Ora, il positivo viene se dopo ci sono le cose positive. Ecco, al tempo io e l'amico Matteo Bianchi, che è il direttore responsabile, in realtà è l'anima della rivista, abbiamo ipotizzato una realtà che portasse in un modo nuovo, non lo so, cercavamo di dare un taglio personale con diverse esperienze. Io sono editore ormai da 16 anni e Matteo è un giornalista. Abbiamo cercato di immaginare una rivista che facesse una fotografia della letteratura, della poesia italiana attraverso varie tematiche. Siamo arrivati a quest'anno dove abbiamo fatto anche degli speciali via dicendo, li troverete poi al banco fuori, ma soprattutto, dato che poi sempre nel 2020 la Samuele Editore ha preso la collana gialla e giallo-oro di Pordenone Legge, perché Lieto Colle, editore insomma che tutti conosciamo e tutti abbiamo amato, sapete, ha chiuso, l'editore che portava prima avanti la collana gialla e giallo-oro, anzi che l'ha fondata insieme a Pordenone Legge, e un grande saluto va a Camelliti, insomma un plauso sicuramente. Abbiamo deciso di dedicare un intero numero della rivista a questi 10 anni, perché Pordenone Legge è un festival, come io vi ho detto, che nella poesia fa un festival nel festival, e gioco forza, volendo o non volendo, fotografa la poesia contemporanea. 10 anni sono un periodo abbastanza lungo da dire cosa è successo. Ecco che quindi abbiamo voluto, attraverso la curatela di Roberto Cescon, fotografare quello che è successo. Quindi, non solamente una mera antologia di testi, un testo per libro pubblicato, ma anche dei pezzi critici, pezzi dell'amica Laura Di Corcia, di Tommaso Di Dio, di Matteo Bianchi, di Roberto Cescon, di Francesco Terzago. E oggi qui facciamo, vi raccontiamo, non solamente il numero, ma quello che è successo, ascoltando alcuni dei protagonisti pubblicati dalla Samuele Editore, ma non solo, anche da Lieto Colle, raccontando appunto questi 10 anni e cercando, grazie a Tommaso Di Dio che io ringrazio sempre, di capire che cos'è successo alla poesia, come si è evoluta. Fotografia parziale, interessante, sarete voi a deciderlo. Tommaso. Bene, grazie mille, grazie a Alessandro, grazie agli amici insomma qui intorno a me, che sono tanti. Io qui prendo parola, come ha detto
come ha detto, Alessandro, per così, raccontarvi un po' questi 10 anni, ma diciamo sono partner in crime, come si dice. Ecco perché lavoro da tanti anni, collaboro da tanti anni con questa realtà per me carissima, insomma, che è Pordenone Legge, quindi qui faccio un po' le veci degli assenti anche, quindi Matteo Bianchi innanzitutto, che è il direttore responsabile dei laboratori critici, ma anche Roberto Cescon, che è il vero e proprio curatore di questo volume, che insomma, ha difficoltà a venire per un giro per tutta l'Italia, dato il successo recente del suo bellissimo volume Natura, appunto, edito da stampa qualche mese fa. E quindi insomma io parlerò un po' alla luce di queste vicarietà, ecco, che mi caratterizza qui, di questo numero, Laboratori Critici, e un po' della collana. Dicevo, sono partner in crime, non solo perché appunto amico di Matteo e collaboratore storico, anche perché mi trovo a essere stato appunto, come dire, autore nell'epoca preistorica che Alessandro stava ricordando, cioè l'epoca in cui la Gialla è stata fondata da Enrico Colle. Io qui porto una testimonianza archeologica, un manufatto dissepolto dal tempo, 2014, quindi primo anno proprio della Gialla, c'erano questi 3 volumi, io avevo insomma la gioia di fare parte della prima tornata, diciamo così, di questi autori del 2014. Quindi insomma amico da lungo tempo, ecco, della collana con cui ho pubblicato il mio primo vero e proprio libro, e anche collaboratore insomma di Pordenone Legge, per cui sono giurato anche di un premio, insomma di 2 premi che danno molto belli, sia all'esordio sia al libro sotto i 30 anni. Quindi cosa raccontarvi di questo libro? Questo libro, questo numero della rivista, innanzitutto mi sembra molto bello che abbia raggiunto 10 anni di età, non è assolutamente una cosa scontata, quando sono partiti. Io provo a mettere un attimo il fuoco nel piccolo contributo che hanno accolto in questa rivista su un aspetto molto peculiare di questa collana, perché di solito appunto le collane hanno, come sapete, una direzione editoriale, schietta, sono fatte da un editore, sono fatte per essere, come dire, perché promuovono una certa idea editoriale, quindi anche una vendita, no, di un certo tipo di copie di libri. Invece la collana Gialla e poi anche la Gialla Oro hanno delle caratteristiche che io ho chiamato felicemente straniche, no, hanno probabilmente, magari aggiungete tutto quello che volete di queste mie parole, insomma, se volete precisare qualcosa. Dico felicemente strabiche, in che senso? Perché appunto questa collana nasce dall'interno di un festival, e un festival non è esattamente una casa editrice, ha scopi, risponde a esigenze, a una comunità diversa, anche una comunità di interessi diversa. E quindi l'idea, secondo me, molto innovativa, che un festival che è, come dire, ha sì una direzione, ma una direzione che si colloca innanzitutto in un territorio, che si colloca naturalmente, no, in una postura dialogica con questo e con gli ospiti che invita, una natura sociale, diciamo così, questo portato diverso appunto rispetto a quello di una casa editrice parla in questa collana con voce forte e chiara, no? Questo è un fatto, a mio parere, abbastanza epocale, che un festival che, lo ricordo, è nato nel 2000 nella forma in cui lo conosciamo oggi, un festival quindi che ormai ha una certa età, e che dopo 14 anni si propone l'idea di promuovere editorialmente una poesia. Non lo fa, diciamo così, in termini minori, quindi decide di pubblicare alcuni testi e lo fa all'interno, no, della propria cerchia, in edizioni lumbenali, in edizioni magari rare o occasionali. No, vuole stabilire un progetto editoriale che parta però da una base che è quella di una esperienza di condivisione dialogante, no, delle persone stesse. Perché poi questi libri non solo vengono presentati al festival, ma in questo festival si riflettono, corrispondono e sono figlie anche dell'attività di perlustrazione di che cosa sia la poesia che il festival deve fare. Quindi diciamo, cosa voglio dire? Che una collana editoriale di solito ha un taglio, diciamo così, di poetica più forte, ha una decisività più acuta, mentre invece il festival, per sua natura anche proprio festiva, tende, no, in qualche modo a rappresentare più, quindi una coralità intorno a delle voci che prendono parola e che hanno sempre un volto, non hanno solo una forma stilistica o una, diciamo, dimensione
letteraria. C'è una dimensione vitale, vitalistica, etica dell'incontro fra le persone nei festival che si rispecchia nelle scelte profonde di questa collana. Infatti questa collana ha avuto la capacità di guardare a una produzione assolutamente vasta e multiforme. Non è una collana gialla che è una collana di poetica precisa, che abbia un taglio netto, un taglio escludente, un taglio di esclusione, no? E di inclusione. È una collana che mira fin dall'inizio proprio a raccontare la multipolarità della poesia italiana degli ultimi 20 anni, perché questa multipolarità, questa multistilisticità si incontrava proprio al vivo, dal dibattito di Pusco, dove questa interrogazione si manifestava in re, nella lettura concreta di queste poesie che avvengono nei festival. Quindi già lì si percepiva come voci distanti, stili discordi, tematiche differenti trovavano però lì un momento di sintesi, di incontro e non di semplice dissidio e indifferenza reciproca. Ecco, tutto questo diventava un festival, cioè la pubblicazione dei titoli della gialla era anche occasione di un evento che durante il festival si tiene, di presentazione dei volumi e di dibattito intorno a questi, e quindi si scaturiva poi le scelte fatte dai curatori, anche una eco di dibattito che avveniva nel festival. Questo voglio dire che il libro non era semplicemente un libro per essere stampato e poi letto nella solitudine domestica di un lettore che conosciamo e che intuiamo molto novecentesco, ma era l'idea che un testo fosse un reagente, fosse un innesco di qualcosa che poi avveniva lì concretamente nel festival attraverso gli incontri che ne suscitavano, il dibattito che ne poteva venire fuori, cioè testimonianze per esempio negli ultimi testi usciti proprio mi sembra l'anno scorso, composto attraverso tecnologie computazionali e algoritmiche. Ecco, per esempio, questo è il classico esempio di un testo che nasce come innesco di un'ipotesi tutta da verificare di che cos'è la poesia oggi, no? Allora, se mi sono riuscito a spiegare queste poche parole, quindi una collana dialogica che testimonia una dialogicità ma che vuole anche innescare una dialogicità a valle della pubblicazione, a seguito della pubblicazione, e che si crea lì nell'evento concreto della presentazione di questi volumi a Pordenone in quei giorni, questo evento poi si propaga nell'anno successivo. Ecco, voi capite che c'è un altro elemento che va sottolineato, per me non secondario, ovvero che questa collana ha un altro merito, oltre a questa capacità di essere corale e collettiva, quello di essersi assunta come poche altre, dei rischi molto grandi. Mi pare di poter dire che la collana, della gialla è una collana che ha voluto anche dare spazio a generazioni di scrittori che, erano in un contesto che faceva fatica a trovare subito spazio e fiducia nelle case editrici maggiori, e che quindi soltanto nella collana gialla ha potuto trovare un primo passo di fiducia. Molti dei titoli dei libri che vedete, ma infatti alcuni che sono L'altro limite di Maria Vorio, Misura di Bernardo De Luca, Ciberneti di Francesco Mera Terzago, In tutte le direzioni di Oro di Corcia, Spin 11-10 di Francesco Mera Tipaldi, sono proprio tutti testimoniano di una certa generazione di scrittori, che anche è anche la mia, che ha fatto fatica a trovare spazio sempre nelle case editrici maggiori, non ha avuto questa dialogicità così forte, e che proprio invece nel festival, nell'idea anche di un dialogo aperto e orizzontale con le altre poetiche, si è costruita, si è misurata e ha potuto trovare nella gialla una tappa fondamentale del proprio cammino. Ecco, una tappa. E questa è una terza caratteristica di questa collana, il fatto che raramente abbia registrato dei veri e propri esordi. La gialla non ha quasi mai accolto esordienti, ma sempre secondi, terzi libri, no? Libri che sono appunto giunture, riemersioni, connessioni. La stessa cosa ha fatto con la gialla, e la stessa cosa per esempio ha fatto anche
adesso finita, ma non con Italo Testa, ma anche con l'Età Verde, cioè testi che hanno in parte già avuto una pubblicazione altrove, magari nel volume collettivo della Marcos e Marcos, addirittura proprio in altri libri, come il libro di Italo Testa, che trovano nella gialla il modo di sperimentare una nuova forma, una rimersione, che magari potrà trovare anche ulteriori sviluppi, come è successo per esempio per il libro L'altro limite di Maria Borio, che poi ha trovato in Trasparenza per Interlinea una forma più costruita. Cioè la collana, la gialla, è stata veramente, pensate a questi 10 anni, come un luogo di transizione, non di monumentalizzazione o di capitalizzazione, diciamo così, di una raggiunta maturità stilistica, ma come luogo di tentativo, di prova, luogo di snodo, giuntura, preludio o, come dire, transito felice. E questo mi sembra una caratteristica peculiare, quindi favorire sì, certo, opere, ma opere che non abbiano sempre quella natura conclusa e ferma e fissa come il concetto di opera novecentesca spesso ci ha abituato. Ecco, gli altri, in questo bel numero voi troverete appunto una selezione di questi libri, che sono ancora quasi, credo, tutti disponibili all'acquisto, o quasi, insomma, quindi vi potete fare un'idea se non li conoscete, se vi siete persi qualche numero, insomma, dello stile, della varietà dello stile che qui è presente, e magari recuperare qualche altro testo. All'interno poi ci sono questi contributi, come dicevo, il mio più o meno vi ho raccontato insomma, alcune tesi di fondo che poi troverete qui replicate, ma oltre a questo ci sono altri contributi. Il contributo del curatore di Roberto Cescon, che è il limite e anche poi all'interno del volume, che mette a fuoco proprio il concetto di limite e di relazione nella poesia recente. È un contributo molto bello, insomma, che racconta di come alcuni libri diversi da quelli, insomma, che citavo io prima, alcuni ovviamente confluiscono nelle scelte, sono altrettanto tutti libri che hanno a che fare con questo tema del margine, del limite, del toccare un limite, dell'inglobare il limite come tensione estrema, no? Cioè la stessa possibilità di dire diventa oggetto di poesia. E del resto, appunto, questo non stupisce che tanta poesia degli ultimi 20 anni abbia maturato se stessa proprio in confronto con questo limite e anche abbia tentato di esprimere nella poesia un valore di pensiero. Proprio a questo tema è dedicato il pensiero come valore della poesia, un contributo molto bello di Maria Borio, presente in questo volume, che affronta proprio come la creazione poetica abbia sempre una dimensione, come dire, sia creaturale, e lei riprende, no, il verbo greco che vuol dire far venire all'esistenza, quindi il poeta come colui che quasi maieuticamente, no, fa venire esistenza le cose, e che questa venire all'esistenza è anche un venire all'esistenza di una meditazione sul venire all'esistenza. Quindi come la poesia sia sempre connaturata a una dimensione di pensiero, che non vuol dire né svilirla in un intellettualismo, né però d'altro canto, insomma, proporre una poesia filosofica o quant'altro, ma che proprio la meditazione stessa sulla poesia fa parte del gesto poetico. Poi il saggio di Laura Di Corcia, che approfondisce il tema dello sguardo, che è un tema carissimo a tanti poeti della mia generazione, ovviamente anche precedente alla mia. Lo sguardo è un tema trasversale, però qui trovate un piccolo focus a cura di Laura proprio su alcuni autori nati negli anni Ottanta, che mostra come lo sguardo abbia una sua grana peculiare in questi autori e si ritrova appunto negli spazi chiusi come negli spazi aperti, sempre in questa dimensione di relativizzazione, no, del gesto poetico. E poi un interessante contributo anche di Francesco Maria Terzago, che tocca un tema lui carissimo per chi conosce la poesia di Terzago, ovvero la compromissione fra umano e umano, fra umano e macchina. Lo ascolterete poi forse in uno degli esempi che la gialla forse meglio ha mostrato, nel libro proprio di Francesco Tripaldi, che poi ci leggerà qualcosa più avanti. E infine il libro si chiude proprio con una specie di carrellata di analisi di Matteo Bianchi, il nostro caro direttore responsabile, su proprio gli ultimi libri usciti nella collana gialla, che sono appunto qui, due di questi sono qui accanto a me,
e mi piace insomma lasciare la parola adesso a loro, alla lettura di questi loro libri. Sono appunto Alessandra Corbetta, Italo Testa e Anna Toscano, che sono qui con due libri molto particolari, molto belli. Anche loro rappresentano in qualche modo delle reimmersioni, delle giunture con progetti già in parte anticipati, e questo appunto è una caratteristica che ho già sottolineato, comune a tanti libri della Gialla, e volevo insomma, lasciando la parola a loro, raccontarmi anche un po' come hanno vissuto la pubblicazione della Gialla, che cosa pensavano che fosse questa collana prima di farne parte. Grazie Tommaso, buonasera a tutte e a tutti. Intanto mi piace questa domanda, perché ci sono in effetti alcune collane o alcune pubblicazioni rispetto a cui si pensa ci sia un'aspettativa, una domanda per esempio che anche nei quaderni mi è stata posta varie volte, adesso anche nel caso della Gialla, perché in effetti in un mondo che è in continua evoluzione, dove trovare dei punti di riferimento comunque è sempre più complesso, anche per l'azione fatta dalla rete, quei capostipiti che rimangono sono comunque accompagnati anche da un'idea di attesa o di aspettativa. In questo caso parte da un dialogo insomma, attivo da tanti anni con Gian Mario Villalta, che si è poi concretizzato quest'anno per una serie di contingenze, e che, come diceva giustamente Tommaso, prosegue un percorso che è iniziato con il quaderno, perché la prima sezione dell'Età Verde è il poemetto incluso nel 16° quaderno Marcos y Marcos, e la seconda sezione è una sorta di riscrittura del poemetto, dove i personaggi diventano persone e i tempi e gli spazi che nel poemetto sono indefiniti assumono invece una contestualizzazione più urbana, ma è una riscrittura in verso libero dello stesso tema, quindi quest'idea di sperimentazione della collana e soprattutto di transito la sento veramente vicinissima anche a questo libro, che credo sia proprio un passaggio, un ponte tra qualcosa che è stato e qualcosa che potrebbe, speriamo, divenire. Quindi devo dire che nel mio caso le parole di Tommaso relative al progetto Gialla sono quanto mai calzanti, ma credo che poi in effetti lo stiano anche per gli altri, perché guardando all'indietro credo che insomma questi dati si possano effettivamente trarre. L'Età Verde è anche un augurio che, con questa laringite che ho, insomma, così mi pongo. È un testo che parla del concetto di legame. Di legame che un po' come un filo ci tiene attorcigliati a qualcosa, nella possibilità che questo qualcosa ci soffochi, cioè ci imbrigli, non ci lasci la sufficiente libertà, ma anche con l'idea che questo stesso filo è anche quello che ci sorregge e che ci permette di essere quello che siamo. Quindi è una domanda che rimane aperta su come i legami agiscono sul configurarsi della nostra esistenza. Infatti non c'è nessun tentativo di risposta, ma solo di riemersione di questa domanda, perché in un tempo come quello moderno, dove è piuttosto complesso capire dove stiamo andando, cosa vogliamo essere rispetto a quello che succede, credo che tornare a chiedersi cosa sia il legame possa avere un significato anche in termini di ridefinizione del senso. Io vi leggo qualcosa dalla prima sezione, che è appunto un poemetto di stampo allegorico, e poi qualcosa dalla seconda, scegliendo come figura una di quelle che vengono analizzate in riferimento al legame, che è quella dell'amato. La bambina si innamora sempre dello stesso nell'estate più calda di tutti i tempi. Per l'amato trasforma la fuga in attesa e si stende al sole dopo molti nascondimenti.
Di fronte all'amato, la bambina domanda se il loro tempo sia nel futuro o nel passato. E mentre la risposta arriva, lei non sente, perché è già intenta a scavalcare i tempi. Sa cos'è giusto la bambina, ma non quando e dove lo sia. Per questo nell'amato cerca la verità, una traccia della sua esattezza. Passo alla seconda sezione. È dorata l'estate quando viene e di sorpresa coglie i nostri sguardi già persi dentro l'esplosione dei tigli. Guardami e dimmi se non è questo il nostro tempo più verde e quanto passato ancora serve per credere a un futuro di noi. Non c'è futuro né noi a volte, quando anche l'estate finisce e la cartolina con tanti saluti resta in viaggio e non arriva. Ma se un po' di vento solleva di quel tanto le foglie più secche, ecco il nostro fiore arancione accendersi lieve nel bosco. E noi siamo già il futuro di noi. Sappi, non torneremo a oggi se null'altro che questo per noi serbi, né casa, né figli, né ripostigli da imbiancare, né mattine dove dire prepari tu il caffè. Oggi è un tempo di transizione, poi una voce verrà a chiamarti, a ricordarti le antiche promesse sfiorite. Prendimi per mano, lascia sprofondare il canto aspro della sirena. E chiudo. Al dileguarsi dell'estate, i multipli sono stati ridotti a zero. Perfino la riviera è scomparsa nella successione da qui ad altro. Ma la soluzione temporanea di questa stagione mancata per un pelo è stringerci dentro una giungla artificiale e fare come la tartaruga, lentamente uscire dal guscio, cambiare riparo. Grazie. Ora avete sentito questa età verde, questi passaggi, questi transi, sono contento di essere ritrovate in questa dimensione che insomma, appunto non è di tutte le collane, ecco, e che caratterizza anche moltissimo l'opera appunto di Italo da sempre, diciamo che un'opera fatta di attraversamenti, transiti fra forme, anche proprio versi, prose, insomma, e le loro variabili combinazioni, e che trova in questa opera in particolare proprio il tema della riemersione, no? Del drifting quasi, no? È un frammento, una scheggia riemersa di un passato che prelude a un futuro, di un libro futuro forse ancora. Come nasce, come ti sei trovato in questa collana, Italo? Grazie intanto. Sì, mi ritrovo nell'idea di una collana dove sperimentare qualcosa che possa avere anche la forma del frammento di un frammento più grande in questo caso, nel senso che il libro che ho pubblicato per questa collana, Se non sarò più mia, è un libro da un lato completamente inedito, nel senso che non c'è un solo verso di questi, che di 1200 versi più o meno, che sia stato anticipato o pubblicato altrove, quindi è nuovo, è completamente, anche forse è l'unico libro di cui non ho mai anticipato nulla. E dall'altro lato è vero che questo è un frammento di un frammento più grande, nel senso che è un libro che ne richiama uno che lo precede, cioè La divisione della gioia, un libro che avevo scritto anni fa, e lo prosegue, quindi da questo punto di vista, e lo prosegue in un processo non ancora concluso, perché in una qualche misura si proietta anche in avanti ad altre parti che ancora non sono state pubblicate. Quindi da questo punto di vista sì, ha alcuni dei tratti di cui diceva Tommaso. Un giorno fa un amico mi diceva, ma hai pubblicato un giallo? Nel senso, ed era del tutto legittima questa domanda, nel senso che se noi stiamo nel nostro mondo della poesia, però dall'esterno c'è collana gialla, fa pensare immediatamente a questo. Non lo so, se ho pubblicato un giallo, forse un delitto, cioè dentro, ma lo scopriremo alla fine. Però mi è sembrata una cosa interessante su cui riflettere, come
visto non esattamente, no, dall'interno, ma la collana possa dare un'idea completamente diversa. Perché giallo? No? Noi lo sappiamo, portano le leggi, eccetera, eccetera. Ma non è così auto-evidente. Quindi, allora, vi leggerò il primo capitolo di questo giallo, che sì, di questo mio libro, che si intitola appunto Se non sarò più mia. Voglio dire che è un libro come La divisione della gioia, ha una serie anche di riferimenti che sono musicali, e anche scritto in una forma che riprende, diciamo, dei metri, un metro in particolare, dall'opera fondamentalmente, cosa che non so se ho mai detto, ma possiamo dire qua, ma diciamo, non in questo caso dalla musica rock o New Wave, qui ha ripreso il titolo del frammento che lo precede, cioè La divisione della gioia, Joy Division, però in realtà già anche quello era basato sul decasillabo, che non è affatto un metro della tradizione poetica, ma piuttosto del teatro musicale. E il primo capitolo si intitola Tutti i volti, ed ecco da questo è un poema, quindi non è una serie di testi, non è una raccolta di poesie distaccate, e quindi è un continuum che però poi sulla pagina è stato anche frammentato, tagliato, non so ancora, l'editore, perché appunto è stato anche in post-produzione, è stato oggetto di un mio odio del testo stesso che mi ha portato a farlo pezzi. E tutti i volti. Se un giorno nella folla invisibile che ci circonda entrando e uscendo, fluendo a sciami sulle strade, se un giorno senza guardare, attoniti, salissimo invisibili su un tram, a mani vuote, noi e gli altri, vivi nel leggero dondolio, se un giorno voltandosi di scatto una donna si alza, si agita, ti guarda con stupore poi scende, cammina sul selciato, si perde. Tutti i volti, i passi indistinti che risuonano ovunque, ritornano, tutti i luoghi dove non saremo, in quel cortile le pietre scure, le linee oblique delle finestre che si disperdono in fuga muta, verso un ordine dimenticato, la trama che ci avvolge inquieta, si dipana nei libri che leggono gli altri, nei mondi che non potrai abitare, con quell'innocenza, l'abbandono di chi sta di spalle e legge, lascia che tutto accada senza opporre alcuna resistenza. Oppure, aggrappati al corimano, ti vedo salire a passi lenti, raggiungere la porta, sparire. Se i dettagli possono salvarci, lo sfarfallio di luce, il globo luminoso sotto il ballatoio, o il bordo bianco di un segnale, le arcate massicce che sostengono i massi, il ritmo obliquo dei giorni, come non vedere quel che appare su un ponte sospeso sul bianco, il braccio somovente sull'acqua disegna una forma, un ritratto liquido e scomposto dal vento. Sei tu, sei proprio tu, non sei nessuno. I tuoi occhi chiari sono di tutti, le labbra carnose che chiunque potrà sfiorare senza memoria, come quel giorno i chiocchi flessuosi all'orizzonte nel mattino sgombro, i gomiti piegati, le mani intrecciate nel silenzio bianco, non dicevano nulla, le bottiglie mandavano a tratti un barbaglio, noi, nella luce paralizzata del tuo sguardo, eravamo già stati, fermi per sempre in quell'istante. E il verde nei parchi, il grigio dei tronchi, la balaustra nitida assolata, i contorni che la luce rimuove e la luce sinuosa dei monti. Tutto questo sarà per gli altri, dice il tuo sguardo. E là in fondo, tra i container allineati a perdita d'occhio lungo il fiume, la serie indifferente del tempo ci precede, accompagna, abbandona, la muta ombra degli edifici e noi, io e te, sulla calce bianca, e gli altri, le assi inchiodate, gli stracci sparpagliati su un prato. Corrono, vanno, si fermano, guardando nel vuoto, riprendono il loro ritmo,
senza scomporsi, ci attraversano mentre parliamo, siamo questo andare ovunque, seguire una curva, oscillare, sbandare, inghiottiti dal futuro. Grazie a Italo ad Alessandro che ci hanno insomma, regalato dei loro versi meravigliosi e credo confermano quanto, insomma, per quanto velocemente e per chiaramente abbia detto prima, la grande differenza, no? Di stili, di approcci, di provenienza, di radici anche metrico-formali, no? Si parlava di allegoria, di mondo, appunto di questa fantasmagoria delle bambine iniziali bellissima che poi diventa altro. Questo verso del melodramma, insomma, la vera ricchezza di questa collana è questa possibilità di non trovare mai una sola via della poesia, ma davvero una pluralità in divenire. Intanto vedo che sono arrivati altri autori della Gialla, in fondo, vedo Giuseppe Nibali con Eucariota e Massi Piazzori che ha da poco anche vinto, no? un premio come esordi di Pordenone Legge. Sono molto felice di queste attività che ha una legge anche di promozione, no? della poesia che viene, che arriva a galla, insomma. E ora però do la parola, insomma, agli altri autori che sono chiamati a leggere, che forse vogliono avvicinarsi, no? al leggio. Partiamo, va bene, da Laura Di Corsa, ecco, che ci leggerà qualcosa appunto dal suo libro della Gialla, che vedo come il mio. Che non leggo, anch'io sono una giornalista. Esatto, una giornalista. E leggo dai tutte le direzioni, se si sente. Se vuoi dire qualcosa, volevo dire appunto che Tommaso ha colto bene questa sensazione, questa percezione che abbiamo avuto di trovare un'accoglienza in questa collana, anche come voglio dire una piccola consacrazione, la prima, no? Perché effettivamente in un ambiente un po', come dire, in fermento come quello della poesia, ma anche senza dei punti di riferimento, come dire, saldi, soprattutto da parte del mondo editoriale, dove non abbiamo trovato subito delle risposte, forse non le troveremo mai, però perlomeno abbiamo iniziato a fare dei passi un po' istituzionali, a pensare, a renderci conto che il nostro lavoro trovava in qualche modo un'accoglienza, che era visto, che era riconosciuto. Questo è importantissimo anche per la fiducia, no? Che un autore o un'autrice inizia a nutrire verso quello che fa. E quindi leggo da In tutte le direzioni 2018, quindi il quarto giro dei giallisti. Li ho visti accarezzare il biondo pane, camminare nelle terre degli Argonauti. Sapevano di birra, di muschio forte, gli occhi erano promesse d'amore. Ma poi era arrivata anche per loro quella lettera dal cielo, dalle nuvole nere, il sigillo del ginocchio. Milioni di girini germogliavano sottoterra, brucando in silenzio. Anche per loro era nato l'ebreo, impazzendo come un brivido in cantina. Avevano lasciato tutto, partendo per continenti mai sentiti, bucati nelle miniere, e le mani non erano più melograni, ma ribolli di melma. L'innocenza non è un fatto sopportabile a lungo, dissero in seguito. Violavano la notte, custodivano nelle mani chiare perle come bombe. Quegli occhi trasparenti avrebbero mai potuto celebrare il mistero della morte, pensavano le donne di fronte allo specchio. Li uccisero senza fremere, le loro dita erano bianchissime. In fila indiana non si voltarono, avevano fatto il loro lavoro. Il mondo era un mantello sbiadito. Dove si inerpicheranno i gufi? Da che distanza predicheranno l'alfabeto? Tu picchierai la testa 10 volte, bambina, prima di scoprire il rotondo del rosso, la puntura del verde. Morirai di fame, attendendo la promessa. Le parole sono fatte per coprire, asfaltare il dolore di un mondo crudele. Sotterrerai mute vergogne e in silenzio spaccherai pietre. Si alzerà un grido. Tu non chiedere niente. Il giallo è quel meccanismo estraneo che non bagna la testa ai cuccioli, si rifiuta di leccare i loro ventri. Solo, come sfondo,
lascia che le cose capitino, non aggrinzisce la palta degli eventi, ma nello stomaco è tutto diverso. Nella pancia dei bambini nascono fionde, germogliano mostri. Il male si partorisce tutti i giorni. Non so se ho tempo ancora. Tradurre è gettare la schiena sui sassi, guardare l'orologio compiere un giro su se stesso. Portavamo bestiami dalle montagne alle pianure, le rocce profumavano di salvia. È stato un grido a squarciare l'ipocrisia, a trasformare il nettare in cinghiale. Abbandonammo i campi con la pioggia. Rimasero le mucche a testimoniare l'erba. Poi leggo dalla parte seconda, italiani a New York. Non capivamo le geometrie del mare. Lo guardavamo in silenzio, contando le onde, pregando per ogni navigante. Arrivammo in una terra che aveva dimenticato l'odore delle arance. Ma eravamo soli, soli contro un mondo di colline e alberi scuri, appiccicati e muti contro i grattacieli di cristallo. Come in sogno ci sciogliamo in una terra nuova, dove le T diventavano D. Le praterie erano più grandi del mare. Rimpiangevamo le onde. Il cielo dagli abbaini sembrava porzionato. L'amore era un lontano ricordo, fuori gli elementi continuavano a fondersi. Noi eravamo pezzi che non combaciano. Grazie. Ora chiamo Francesco Tripaldi con il libro Il Machine Learning della notte stellata, un libro appunto molto particolare. Ora mi sentirete un messaggio. Volevo ricordare che nello stesso anno, per somma perfidia dei curatori, uscì un altro libro di Francesco Maria Tipaldi, Spin, che è qui presente, Spin 1110, è molto bello nello stesso anno a creare questa inquietudine onomastica. Ci fu un Tripaldi e un Tipaldi che mandò, credo, un cortocircuito tutti i motori di ricerca del mondo, credo, che si affannarono alla ricerca di chi è l'autore. Ancora io non lo so. Beh, prego. No, sì, infatti la mia esperienza con la gialla, bellissima, cioè, eccetto avermi creato questo problema di personal branding pazzesco, non so a me, forse anche di più a Francesco, però no, mi sono ritrovato molto con la ricostruzione di Tommaso. Per me la parola fondamentale è più che altro tappa, perché poi in realtà sono stato quasi adottato dalla redazione, l'ex redazione della gialla, che poi transita in Ronzani, ha pubblicato il mio secondo libro e con questa ci accingiamo a pubblicare l'anno prossimo il terzo libro, quindi è stato per me un padre putativo, insomma, che mi ha dato tante soddisfazioni. Vi leggo due testi brevi dal mio esordio con la gialla, come anticipava Tommaso, si intitola Il Machine Learning della notte stellata. Un primo è il componimento che dà il titolo all'opera, che parla un po' del rapporto tra la poesia e la tecnologia, e un altro invece che parla invece del ruolo del poeta, un po' più in generale. È troppo buio per vedere là fuori, per non pisciarsi sui piedi. È troppo buio per vedere cosa si agita in te, le tue query a Google, i tuoi voti a Dio. Madre natura è senza fiato, le hai rubato il diario dei semi, le stagioni smetteranno di ruotare, la terra inaridirà come il nostro vocabolario, la profilazione sostituirà il libero arbitrio. Saremo poeti per legittima difesa e bari per necessità, in questa notte stellata, in questa galassia di Big Data. Ma cosa ne sai tu del potere evocativo del dolore, di bocche sempre sporche di parole, di totem o di tabù? Il poeta è un gambero, ha il cuore nel cranio. Cosa ne sai di consunzione e consustanziazione, dei lutti di amici immaginari, delle ardenti condoglianze dei dioscuri, di chi cerca di fare un occhio nero alle nuvole, del disperato digiuno dei pidocchi tra le ali degli angeli? Cosa ne sai tu di come rubare alla luna il pallore, ai bambini il pallone, per non sentirli gridare più? Cosa ne sai della differenza tra favola e fiaba,
di tramonti vermiglio come ginocchia sbucciate, dell'arte vera e di quella che si fa concupire, di chi esercita il mestiere più antico del mondo, quello con la P. Il poeta. Questa si intitola Poeta lo dice a tua madre. Ecco, anche qui ancora un altro assaggio della grande varietà, no, di approccio alla poesia. Visto che abbiamo 10 minuti ancora, perché appunto un ospite, Maria, purtroppo non è potuta sopraggiungere a questo incontro, inviterei, magari, se, visto che abbiamo presenti qui due autori della Giallo, uno Giuseppe Nibali e l'altro Francesco Maria Tibaldi, a magari, se hanno piacere, leggere un testo dai loro volumi. Chi vuole iniziare? Iniziare tu, Francesco? Sì. Ecco, Francesco Maria Tibaldi, prego. Grazie. Ben trovato. Così, per anni sono andati avanti a fare questa gag. I piccioni attaccarono un neonato nell'erba, migliaia di piccioni. La tragedia riunì senza precedenti l'intera clientela della morte. Cosa succede? Che fanno? Più versioni. Dopo pochi secondi, il bambino fu sparito, nemmeno una briciola di lui. Dissero al notiziario, grassi, famelici piccioni, volano verso l'inferno. Grazie a Francesco, ho sentito che sì, certo, nome ma stili sono differenti, interessante anche questo. Prego Giuseppe, ben trovato. Buonasera. Allora, io leggo un testo che parla, ho pervenuto a un libro che parla di uomini, animali, di tutto il dominio dei viventi. E questo testo è un po' una sorta di manifesto programmatico per una rivoluzione animale contro lo sfruttamento umano. Rivoluzione che non può farsi, no? Che non ha i mezzi tecnici per esistere. E questa pianura, il luogo prescelto per la fine, abbiamo portato pistilli, fieno, piccole pietre, noi vi vinceremo. Ci solleveremo sui tralicci, colpiremo dai torrenti, dalle rive, dai boschi, vi coglieremo con gli artigli, con le ali sulle case, scenderemo dalle paleoliche, dai sottopassi, dalle antenne, dai puntili, vi sorvegliamo da sempre. Ora cresce nel cielo questo cancro che è il temporale che ci annuncia. Emergeremo dalle acque, dagli oceani. Non siete pronti a questo virus, non ci sarà guerra più propizia. Aspetterete sul campo di battaglia, bene organizzerete avamposti, abbattute, caditoie, non servono, non basta niente. Caleremo noi e tutti verrete dati alla vostra tecnica, gli umani. Vi lasceremo riposare, poi stordimento, jugulazione, depilazione, scuoiamento, eviscerazione, mezza natura e abbattimento, risparmiandovi eccitazioni e dolori, come avete voi risparmiato di fornirci tecniche, di condividere pratiche. Costruiremo per voi umani un'industria nuova, soffocherete, scapperete, produrremo per voi distese di mani su altre mani. Grazie. Allora, io chiudo l'intervento con un grandissimo ringraziamento, chiedo un applauso a Tommaso Di Dio, Alessandra Corbetta, Piccolo Testa e gli altri autori con cui anche a sorpresa hanno letto e vi ringraziamo. Non è sempre facile, insomma, dire, ma visto che sei qua vieni a leggere. Allora, io sono molto orgoglioso di quello che è accaduto oggi. Vi ricordo che la rivista Laboratori Critici la trovate fuori, la trovate nelle librerie online. La rivista ha anche un corrispettivo, che è Laboratori Poesia, che ormai esiste dal 2006, ma anche e soprattutto una neonata piccola follia che Roberto abbiamo fatto, che ci accompagna anche Tommaso, che è pordenonelegepoesia.it, dove pubblichiamo pochissimo, un articolo alla settimana, ma andate a vederli perché sono veramente articoli importanti. L'ultimo
Lo vuoi ricordare con un esordi? Sì, un dialogo con Alessia, sì. Abbiamo pubblicato un dialogo con Alessia Giordano, che è una giovane autrice che abbiamo avuto il piacere di pubblicare, appunto di selezionare nel premio Esordi, che come dicevo prima ogni anno seleziona tre voci che non hanno mai pubblicato nulla prima, anche ovviamente senza limiti di età, e con ciascuna di esse i curatori di questo progetto, che sono io, Massimo Gezzi, Franca Mancinelli, Roberto Cesconi, Azzurra D'Agostino, intessiamo un lavoro di editing sui testi, di accoglienza, di dialogo, di confronto, anche a volte aspro, che genera però speriamo una maggiore consapevolezza critica in ciascuno, insomma, dei dialoganti. E nel dialogo con Alessia Giordano, insomma, abbiamo avuto un po' di scontri anche sul titolo, sui loro temi, insomma, sono sempre, gli articoli vengono sempre da una dimensione profondamente operativa e di incontro reale, perché appunto non ci si incontra solo fra testi in un festival, ma fra persone, fra volti, non si può fare a meno di dare a quelle parole un corpo, una voce, un volto, e questo pesa nel rapporto, anche nel senso che si dà alla letteratura, insomma. Questo è particolarmente importante, anche accostato a una serie di articoli dell'amica Laura insieme a Maria Borio su poesia e autenticità. Vi spiego perché è importante, una cosa che io come editore amo particolarmente, ultimamente riesce anche. La poesia che va a sistema, che crea rete, ma reale, non quella rete virtuale che dice sì, siamo collaboratori, ma l'esempio che facevo prima, intanto esordi, un premio, ma che poi diventa una serie di articoli, di riflessione, quindi l'opera che poi continua a essere discussa. Poesia e autenticità, questo ciclo bellissimo perché non è in un sito solo, è in diversi siti, ve li dovete proprio, c'è una mappa tra i vari siti che su Pordenone Legge Poesia abbiamo indicato, che è diventata anche un evento a Pordenone Legge. 10 anni della gialla che vengono presentati a Book City. Ecco, questo è bello, questo è proprio l'auspicio che faccio a tutti, io so che l'amico Tommaso lo fa già da tempo, l'auspicio che faccio, creare una rete per dialogare sempre di più con gli altri poeti, le altre realtà, le altre idee, che non è sempre facile. Oggi l'abbiamo visto, quindi vi ringrazio. Buonasera. Grazie ancora a tutti. Ciao carissimo, come stai? Dai, va bene, grazie. Ciao, ci vediamo. Sì, finalmente. Forse ci eravamo già viste una volta a Milano. Perché io ti ricordo un tuo intervento ai quaderni. Sì, sì, però grazie. So, un'altra cosa devo volare dall'altra parte di Milano. Ci vedremo con più calma. Grazie per essere venuto.